Un forte odore di carburante e il rinvenimento di una vecchia cisterna di gasolio, interrata e dismessa da anni, è stata la causa di un'ordinanza di chiusura dal 12 gennaio e presumibilmente per tutta la settimana della scuola primaria di Via del Giunchetto dell'Istituto Comprensivo Giovanni Cena. Un provvedimento che si è reso necessario per la tutela della salute dei bambini, come ci ha spiegato meglio l'ingegnere Emilio Ranieri, assessore al decoro e manutenzione del Comune di Latina. In molte scuole, diciamo negli anni 70, ancora le caldaie andavano a gasolio, era rimasto un serbatoio a gasolio interrato e probabilmente dei residui di gasolio erano lì con un po' di infiltrazione di acqua, perché questi serbatoi si sono forse bucati, un po' di questo gasolio insieme all'acqua è fuoriuscito e si è sentito odore di gasolio. La scuola si è allarmata e ha chiamato, diciamo, i vigili del fuoco, poi sono arrivati anche i carabinieri del forestale per verificare quello che era successo. Lì fuori c'è una procedura comunque adesso di piccolo inquinamento ambientale, succede spesso. In questo momento è stata fatta una notifica all'ARPA e alla provincia per fare delle verifiche. Si controllerà il livello dell'inquinante e probabilmente si procederà con un riempimento di questo serbatoio. Quindi, diciamo, la scuola non corre nessun rischio. L'occasione per verificare alcune luci di emergenza e mi pare, diciamo, quello che era già previsto del controllo degli estintori per rifar tornare i ragazzi dentro. La procedura è più burocratico-tecnica perché comunque l'ARPA deve fare delle indagini su quell'inquinante. Quindi io mi auguro che già lunedì tutti possano rientrare in scuola perché non credo ci siano altre problematiche.